il vecchio compagno di scuola, mio grande amico. Si prese un esaurimento nervoso in seguito alla mia partenza. Gli mancavo. Gli sono mancato nel momento in cui è stato vittima di una delle sue crisi più profonde. Se continuare o meno la lotta politica fosse coerente con la sua personalità, con la sua quotidianità. Si rese conto di essere più coerente smettendo la lotta e smise. Non è stato, quindi, solo per sfuggire al militare che sei partito. Sì, anche per quello, ma non solo. Dovevo uscire da quella situazione in cui il pericolo di essere arrestato aumentava di giorno in giorno. Ero stato troppo compromesso politicamente. L'ultimo anno frequentavo ambienti anarchici. Quando ero al culmine del mio attivismo rivoluzionario, fondai un gruppo anarchico tutto mio. E i contatti con gli ambienti libertari erano praticamente costanti. Naturalmente questo non fece altro che aggravare la mia posizione, rendendo la mia libertà sempre più precaria. Faccio una pausa e mi accendo una sigaretta. Quello che ha detto Laura non è tanto distante dalla realtà, eh? Le cose sono andate praticamente così. Così come il romanzo descrive, io vi dirò, non sono particolarmente emozionato con questa presentazione, anzi, tanto, ma quello che ha detto Laura mi ha toccato. L'adolescenza. Il romanzo tocca tutti i grandi temi che rendono universale una storia. L'amore, l'amicizia e il contesto storico, con un pretesto narrativo che in questo caso è l'occupazione di una caserma da parte di un gruppo di militari di leva, alla quale segue un epilogo spettacolare, con una narrazione che interrompe le pagine del racconto introspettivo per portare il romanzo nella sua ultima parte alla tragica fine, in un crescendo asciutto come in una cronaca giornalistica degli anni che sono narrati nel libro. Allora, antimilitarismo è la parola chiave del racconto. Contro un'invadenza pesante dello Stato che obbligava tutti i giovani maschi italiani dopo i 18 anni d'età al servizio di leva obbligatorio, per un periodo che variava dai 15 ai 24 mesi. Una grande parte dei ragazzi dell'epoca nutriva un sentimento di ribellione nei confronti di una classe di governo nata dal dopoguerra post-fascista che fondava i propri principi sugli ideali di Dio, patria e famiglia. L'Italia, 40 anni fa, era una potenza industriale, ricca di idee e di lavoro, dove la classe media era in forte espansione e la classe operaia rivendicava il diritto non solo al lavoro, ma a più benessere e meno fatica. A queste rivendicazioni si univa anche molta parte del mondo studentesco, che finite le stagioni di protesta del 68 e del 69, dove l'attenzione della contestazione era centrata sullo scontro culturale tra generazioni e sulla libertà individuale con slogan di questo tipo, e qui andiamo a leggerne qualcuno, alternandoci io e Laura. Inizi tu? Inizio io. Il primo slogan è, del 68-69, la fantasia al potere. Il secondo, il pane e le rose. Vietato vietare. Fate l'amore, non la guerra. Chiudiamo le TV, apriamo gli occhi. Siate realisti, chiedete l'impossibile. Tutto e subito. Amatevi l'un l'altro. Negli anni seguenti, durante cortei, scioperi e occupazioni, gli slogan gridati insieme agli operai erano diventati politici e rivoluzionari. E qui ce n'è ancora qualcuno. Inizio io, la strage è di Stato. Lotta dura senza paura. Questo mi piace. No allo Stato di polizia. Pagherete caro, pagherete tutto. Fascisti, borghesi, ancora pochi mesi. Vietcong vince perché spara. Fedain, Tupa Maros, Vietcong. Mi sono sempre prendere. È un ricordo fresco. Allora, questo scontro ideologico tra lo Stato rappresentato dai vari governi democristiani da una parte e il Partito Comunista e la sinistra extraparlamentare dall'altra fu possibile anche grazie a una situazione mondiale divisa in due blocchi contrapposti, segnati dalle frontiere quasi impenetrabili di Stati Uniti e Unione Sovietica. E sicuramente poi il contesto storico è un contesto importante per comprendere appieno la lotta dell'individuo all'interno di questo romanzo, perché io, nonostante si sia parlato di un romanzo fortemente contestualizzato dal punto di vista storico come
Andrea stesso ci ha presentato sinora. Al di là di questo, io lo definirei un romanzo anche universale, perché in realtà racconta qualcosa che va oltre la storia, pur essendo così, e questo apparentemente è un paradosso, così storicamente ben definibile. Perché mi viene addirittura da, in qualche modo, considerarlo un romanzo e spero che possiate comprendere, cercherò io stesso di spiegare che cosa intendo con questo. Mi piacerebbe definirlo quasi un romanzo kafkiano. Perché kafkiano? Perché di Kafka mi ricorda il tono del monologo, del flusso di coscienza e soprattutto del senso di oppressione che l'individuo ha con la collettività, con il gruppo, con quello che è il contesto sociale più ampio, che forse è stato Kafka uno dei primi, diciamo, a in qualche modo codificare nei suoi testi, ma anche nei testi più visionari. E non è un caso, perché in realtà il testo di Pino ha una doppia qualità: quello di essere così fortemente concreto in quanto contestualizzato storicamente, ma così anche profondamente visionario, perché forse si arriva agli esiti visionari proprio laddove sia così forte il contrasto appunto tra l'individuo, le sue istanze, le sue esigenze, le sue aspettative, il suo futuro e appunto una società, una collettività nella quale non si riconosce, nella quale non riconosce la possibilità appunto di dare a quella che la propria immaginazione, no? Come si diceva all'epoca, appunto, potere all'immaginazione e alla propria unicità, irriducibilità, appunto poi un riflesso e una realizzazione, una concretizzazione. Abbiamo avuto la possibilità un po' di parlarne. Mi viene in mente un altro grande autore, un cineasta in questo caso, che negli anni 70 ha anche lui sposato in qualche modo il racconto visionario con quella che era l'esigenza di fotografare la contrapposizione tra l'individuo e il gruppo, ovvero mi è da pensare a Polanski, con appunto film straordinari che sembrano totalmente onirici, visionari folli, ma che in realtà raccontano qualcosa di profondamente storico e profondamente concreto. Mi è da pensare in quello del Terzo Piano, Rosemary Baby o Il discorso del romanzo fra tutti gli accostamenti che vogliamo farci, eccetera, eccetera, fondamentalmente, oltre all'aspetto politico-sociale, è anche un romanzo profondamente intimista, secondo me, perché sono le vicende del protagonista a creare, sono le sensazioni del protagonista a creare le vicende. E in questo vicino al flusso di coscienza, per questo mi dà a pensare al flusso di coscienza. E non diverso, come diciamo che succede. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione di personaggi deboli, perché in un clima destabilizzante, quale può essere una caserma, un carcere senza sbarre, ed è chiaro che la lotta diventa impari, perché non si riesce a venirne fuori, chiaramente. Loro cercano di farlo in qualche modo, proteggendosi un attimo da questo vampiro che li sta avvolgendo. Mancano circa 4 ore a mezzanotte. Il sole sta cominciando a calare. Sono seduto sul davanzale e respiro l'aria di fuori. Il crepuscolo mi porta alla mente i tempi della scuola serale, la scuola con Matteo. Ricordo che in questo periodo dell'anno entravamo che era ancora giorno. Capitava sempre che alla prima ora non ci piacesse la materia e andavamo ai bagni. Aprivamo una finestra, ci affacciavamo e guardando sotto la gente passare, cominciavamo a fumare adagio, annusando il profumo dell'aria, il profumo di una serata di primavera inoltrata, lo stesso profumo che sento adesso. Com'è diversa la situazione adesso! Anche allora non facevamo altro che aspettare. Aspettavamo la campanella che annunciasse la fine delle lezioni. Alle 23 suonava e noi accoglievamo quel suono con un senso di sollievo. Uscivamo liberi, finalmente, e andavamo a berci una birra da qualche parte, attardandoci fino a notte fonda. Adesso non c'è nessuna campanella che possa suonare, che possa farci uscire, liberarci finalmente. Una pallottola fa presto ad arrivare. Il senso di amicizia, il senso del ricordo, ritrovarsi, cioè
sarà un ricordo e una realtà che te lo riporta. Vorrebbe dire avere nostalgia di quel tempo, poter essere, tornare indietro in quel tempo, perché quello che sta vivendo in quel momento non è chiaro che ha le stesse caratteristiche, gli stessi sapori, gli stessi odori, gli stessi gesti anche, ma non è la stessa cosa. Lei, che è stata l'unica a darmi memoria alla favola, che mi ha amato davvero, mi ha seguito a Londra fiduciosa, in un viaggio che sapevamo senza ritorno. Lei che credeva in me, nella mia capacità di resistere, di cavarmela, ed eravamo insieme da appena 3 mesi. Ricordo ancora il viaggio in treno e poi ancora a Parigi, quei 3 giorni di incanto, e la traversata sul ponte della nave di notte, poi il freddo mio, ricordi? Io ti stringevo per scaldarti, per ripararti dal vento che soffiava impetuoso. I giri immensi per Londra non appena arrivati, camminavamo senza fine finché tu non fossi stata stanca e ti dolevano i piedi. La sera poi cenavamo in un ristorantino e finivamo nel letto del nostro albergo a fare l'amore. Ricordami, a fare l'amore. Anche perché, premetto, in questo romanzo poche sono le cose che sono inventate, che non sono reali, dare un luogo e di viverlo, perché ricordate bene che per scrivere qualcosa devi vivertelo prima, altrimenti non riesci a scrivere niente.